Ciao amici, eccoci alla consueta rubrica delle videoconsulenze. Potete mandarmi le vostre videodomande al numero che vedete in sovrimpressione e io vi risponderò con i video pubblicati su questo canale. Mi raccomando, questa è la legge. Salve avvocato e a tutti quelli del canale. Io sono un giovane metalmeccanico. Molti mi chiedono, amici e parenti, se avessi tempo di fare qualche lavoretto extra a casa, come saldare oppure riparare un tosaerba. La mia questione, per essere in regola con la legge, quale sarebbe il limite, la tolleranza ammessa, dal quale è lavoro saltuario anziché lavoro in nero? Grazie. Ciao, immagino che il tuo problema sia quello di svolgere un'attività di lavoro subordinato e di voler nello stesso tempo, nel tempo libero, arrotondare lo stipendio magari con lavori autonomi. La prima cosa da fare in questi casi è leggere attentamente il contratto collettivo nazionale di lavoro. Se il CCNL applicato dal tuo datore di lavoro e il regolamento aziendale non prevedono preclusioni specifiche, è possibile aprire una parallela attività autonoma, purché venga svolta con uno spirito di correttezza, tale cioè da evitare eventi infortunistici che possano avere magari degli effetti sulla regolare prestazione lavorativa principale come dipendente, o magari perfino precluderne anche temporaneamente l'esecuzione. In secondo luogo, è necessario che l'attività di lavoro parallela non sia in concorrenza con il tuo datore di lavoro. Ogni dipendente ha infatti il divieto per legge di entrare in competizione con l'azienda che lo ha assunto. Il dovere di non concorrenza cessa dopo la fine del rapporto di lavoro subordinato, a meno che non sia stato firmato un diverso patto, che va però appositamente retribuito. Chiaramente devi denunciare i redditi all'Agenzia delle Entrate. Se svolgi la tua attività in via occasionale, non hai bisogno di aprire la partita IVA e puoi limitarti ad emettere una ricevuta occasionale se i redditi non superano 5.000 euro. Se invece superano tale soglia o l'attività è costante e fissa, allora devi aprire la partita IVA. Se l'attività ha i caratteri di quella artigiana, essa richiede l'iscrizione nel relativo albo. Il successivo obbligo contributivo con la gestione INPS artigiani sorge solo nel caso in cui la stessa venga svolta in modo abituale e prevalente. L'assenza del requisito della prevalenza, invece, permette di non versare i contributi alla gestione speciale dell'INPS. È finita anche quest'altra videoconsulenza. Mi raccomando, mandatemi i vostri video al numero che vedete in sovrimpressione e questa è la legge.